Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs e mercoledì è giornata di novità, ma soprattutto è giornata di... Here we go again. Rottura del meta. L'hanno rifatto, raga. Dopo Gon, LF e Zenkai, l'hanno rifatto a distanza di un paio di mesi che la Bandai non scagazzava tutto attorno al vasetto. Se questo era il vaso, la Bandai l'ha fatta qua, ovunque, ma sicuramente non qua. Ma dappertutto, in ogni angolo di questo posto, da dove pare, su queste pareti, su questi armadi, su questi mobili, dappertutto. Ok, Goku Namek, Zenkai, in realtà è uscito oggi, è ufficialissimo e ce l'abbiamo presente in gioco. Quindi mettiamoci il cuore in pace, andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire. Sigla. Logo del terrore che tutti temevamo di vedere. Ci hanno fatto un bel Halloween, devo dire, raga. Ci hanno veramente, veramente spaventati a morte. E alla fine non era uno scherzo. Ok, guardiamo un attimo. Mettiamogli subito il limit break massimo possibile. Goku Zenkai 7, raga. Davanti a me ho la scheda del vecchio Goku Namek, quindi senza Zenkai, per poter fare un attimino il paragone tra prima e dopo. Già prima di trasformarci ci abbiamo delle statistiche veramente alte. Non oso immaginare dopo la trasformazione. Allora, guardiamoci direttamente le carte. Strike, Blast, nulla da segnalare. Special Move, prima di trasformarsi vi ricordo, sono Major Impact Damage e più 20% di Special Move Damage inflitto per 15 counts dall'attivazione. Prima dello Zenkai il danno extra da special move era solo del 15%, ora l'hanno alzato a 20, una modifica abbastanza minima. Carta verde, più 15% di danno inflitto per 15 timer count dall'attivazione, recuperiamo il Vanish Gauge del 50% all'attivazione e switchiamo il personaggio avversario. Anche qua hanno sistemato un attimo le percentuali, ora abbiamo un 50% di recupero del Vanish Gauge, prima era del 40%, quindi un 10% in più, che assolutamente non ci fa schifo. Passiamo all'ability, main ability, ci trasformiamo in Super Saiyan, recuperiamo il ki di 50 più 30% di danno inflitto che non può essere cancellato, utilizzabile dopo 15 timer count. Rispetto a prima, il recupero del ki è di 50 anziché 40 e, cosa importante, il 30% di danno inflitto extra non è cancellabile, prima lo era. Z-Ability è sempre quella, Zenkai Ability, buffa i Saiyan Blu, quindi altro buff per Bardock, altro buff per Vegito Blu, per Majin Vegeta. A quanto pare piace buffare i Saiyan Blu. Unique Ability numero 1, aumentiamo i nostri danni inflitti in base al numero di timer count che sono passati in campo fino a un massimo del 50% in più. Dopo 3 timer count più 30% di danno inflitto, arrivati a 8 timer count abbiamo il massimo del più 50% di danno inflitto. Gli effetti si reservano al cambio personaggio o alla trasformazione. Questa Unique Ability è praticamente rimasta invariata, se non che si abbassa tutto di un paio di timer count rispetto a prima. Ne servivano 5-10 prima per attivare i buff, mentre ora ne servono 3-8. Unique Ability numero 2, riduciamo il danno ricevuto del 40% per 10 timer count quando il personaggio entra in battaglia. Recuperiamo il ki di 30 quando con questo personaggio evitiamo un attacco avversario col Vanish Step e recuperiamo gli HP del 50% quando due alleati vengono sconfitti. Prima dello Zenkai la riduzione danno durava solo 5 timer count e il recupero del ki era di 20 anziché di 30. Ora abbiamo due nuove Unique Ability come tutti i personaggi Zenkai. Applica i seguenti effetti a se stesso quando un alleato viene sconfitto. Più 20% di danno inflitto, ci annulleremo gli attribute downgrade per 2 volte e ci annulleremo l'abnormal condition per 2 volte. Buono nel complesso, nulla di troppo esagerato come Unique Ability aggiuntiva. Vediamo la quarta. Applica i seguenti effetti a se stesso quando questo personaggio entra in battaglia. Recupera il ki di 20, più 20% di danno inflitto per 15 timer count e più 15% di blast damage inflitto per 15 timer count. Ok, ci buffiamo i danni, abbiamo già visto che le statistiche sono alte. Comunque il personaggio ora come ora non sta carburando al massimo perché non è la versione trasformata
Analizziamolo bene da trasformato. Via. Main ability. Ci peschiamo una special move. Recuperiamo il ki di 30. Meno 10 al costo di strike e blast per 60 timer count. Più 60% al ki recovery per 60 timer count. Ci guadagniamo un recupero del ki di 30 per poter immediatamente, si spera, lanciare la nostra special move che peschiamo. La riduzione dei costi era uguale a prima e ora abbiamo un più 60% di ki recovery per 60 timer count, mentre prima era solo un 40%. Questo upgrade del recupero del ki mentre ci si pesca la special move, raga, è parecchio importante. Principalmente per questo personaggio, se sapete come funziona. Unique ability numero 1 da trasformato. Più 50% di blast damage inflitto quando due alleati sono sconfitti, non può essere cancellato. Aumentiamo i danni inflitti in base al numero di timer count che sono passati col personaggio in campo fino a un più 70% totale. Dopo 3 timer count, 40% di danno inflitto extra. Arrivati a 8 timer count abbiamo il più 70% di danno inflitto extra. Gli effetti si resettano sempre agli switch. Grosso cambiamento rispetto a prima, raga, è chiaramente il fatto che il più 50% di blast damage inflitto quando rimanete la stand non è più cancellabile. Per quanto riguarda questi altri danni extra, questi sì sono ancora cancellabili, ma si attivano prima, esattamente come la unique ability da non trasformato. Seconda unique ability, riduciamo il danno ricevuto del 40% per 10 counts quando il personaggio entra in battaglia. Ok, uguale a prima, infliggiamo i seguenti effetti a noi stessi quando il personaggio evita un attacco con il Vanish Stepper. Recuperiamo il ki di 30, ci peschiamo a caso una nuova carta quando abbiamo 3 o meno carte in mano. Quindi praticamente sempre, a meno che non abbiamo la mano completamente piena, buonissima cosa. E per finire recupereremo gli HP del 50% e le special move ci costeranno 15 in meno se avremo due alleati sconfitti, non cancellabile come buff, questo c'era anche prima. Qua sicuramente il cambiamento più incisivo è la pescata della carta nel momento che facciamo un vanish su un attacco avversario, ed è una cosa che sicuramente ci tornerà utile. Unique ability numero 3 non cambia nulla rispetto a quella da non trasformato, e unique ability numero 4 assolutamente identica a quella da non trasformato. Special move, vediamo se è cambiata in qualcosa rispetto a prima. Sono massive impact damage, lo erano anche prima. Più 20% di special move damage inflitto per 15 timer count dalla attivazione, prima ci limitavamo a un più 15%. L'effetto di counter si attiva praticamente esattamente come era prima, in questo non c'è avuto alcun cambiamento, e dopodiché proprio come prima abbiamo ancora il più 50% di special move damage inflitto per 3 timer count se l'attiviamo appunto come counter, e annulleremo la rinascita dei nostri avversari se li manderemo a 0 HP con la special move. E devo dire che in realtà mi sembrano cambiamenti che non sono così stupidi e insensati come quelli per Gohan. Sono delle cosine qua e là che sicuramente sì, sarà fortissimo il personaggio, ma non sembra così rotto. Spero non siano le ultime parole famose. E per concludere, carta verde, più 20% di danno inflitto per 15 timer count all'attivazione. Recuperiamo il Vanish Gauge del 50% all'attivazione. Forziamo lo switch dell'avversario colpito e infliggiamo a questo avversario un più 15% di impact damage ricevuto per 30 timer count nel momento che andiamo a colpirlo. Onestamente, raga, sembra tutto molto buono, quasi tranquillo. Il problema è questo. Sono 320.000 di blast attack così dal nulla, sono 287.000 di strike attack per un personaggio che è blaster, sono i 3 milioni d'HP così dal niente, sono i 190.000 sulle difese, raga, che rendono il personaggio completamente sbroccato, perché come Kita, conti fatti, devo dire che hanno fatto una cosa abbastanza sensata, non hanno voluto calcarci troppo la mano, hanno preso un attimino il kit originale, l'hanno sistemato qua e là. Il problema penso proprio che saranno queste statistiche enormi, 1.659.000. Di che stiamo parlando? Ho sinceramente paura per le statistiche, poi per il kit, ripeto, a mio parere hanno fatto una cosa sensata. Di statistiche no, di statistiche decisamente no.
Esattamente come è stato per Gohan, se per un qualche motivo già voi avete questo personaggio a 7 stelle, il suo Zenkai, volendo vedere, può essere definito free to play, in quanto ogni settimana potrete ottenere 2000 Awakening Z Power del personaggio, semplicemente con le Rush Medal. Nel caso non ce l'abbiate a 7 stelle, dovrete andare a pullare, raga, perché questo è un personaggio che sicuro countera da Dio il personaggio più forte attualmente presente in gioco, che è Gohan, e di conseguenza è subito lì, raga, è subito lì nei gradini più alti possibili del meta, ma sarà anche un suo compagno di battaglia. Ed è questo che mi spaventa principalmente, oltre alle sue statistiche, oltre alle loro statistiche, ai loro kit, il fatto che sia tutto così incentrato sul Son Family. Qua rischiamo veramente ad avere qualche mese dove nel meta esisterà solo e unicamente questo team. E poi sì, ci sarà qualche variante a base Zenkai per forza di cose, tipo Android, tipo Saiyan, che bene o male piglia due personaggi del Son Family e li mette in un altro team, e poche altre alternative. Perché per contrastare personaggi del genere non vi bastano solo le skill e i kit buoni, vi servono anche statistiche che possano reggere l'impatto con i loro colpi. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo personaggio, se avete la fortuna di poterlo fare subito, se dovrete tentare qualche pullata, se invece vi mancano troppe copie, quindi non ci proverete nemmeno. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.